Un nuovo servizio importante in questo momento, in collaborazione con l'Associazione del Volontariato, in cosa consisterà? Allora, è un progetto ambizioso. Noi non vogliamo in qualche modo sovrapporci a quelle che erano le iniziative del passato, benché siamo in diretta continuità. È fondamentale perché i servizi Informa Giovani esistono in Italia ormai dagli anni Ottanta, quindi non abbiamo inventato nulla di nuovo, niente, non c'è, sembra aria fritta. In realtà così, non è così. Noi abbiamo pensato ad un centro Informa Giovani. Il centro Informa Giovani noi lo immaginiamo proprio come un'aggregazione. Scusateci, Adone ha fatto le scale, come un'aggregazione, proprio come un centro, un sistema fatto di spazi, di competenze e di servizi che abbiano come ambizione più grande non tanto quello di far incontrare la domanda con l'offerta, quanto quello di stimolare quello che sono le potenzialità dei nostri giovani. Perché sempre più spesso mi capita, dal momento che sono referente del settore delle politiche giovanili come assessorato, fra le mie deleghe da qualche mese, sono molti giovani che si recano presso l'assessorato e hanno delle competenze squisite che io ho modo in qualche modo di valutare, ma loro molte volte hanno proprio la difficoltà, ad esempio, di creare un progetto piuttosto che fare impresa, piuttosto che mettersi in gioco. Quindi un orientamento importante e indispensabile. A questo punto come funzionerà? Dove si potranno rivolgere i giovani? La particolarità di questo centro Informa Giovani, grazie proprio alla Casa del Volontariato Provinciale, che ha una grande esperienza ormai riconosciuta, loro sono centro Eurodesk già dal 2008, sono i principali referenti del progetto Anywave proprio per l'inclusività e la capacità dei giovani di mettersi in discussione. Per adesso sarà per 12 mesi, avrà un costo di 25.000 euro. Naturalmente all'interno ci saranno una serie di professionalità e di competenze che abbiamo immaginato essere proprio gli stessi giovani che in qualche modo fanno un'esperienza, un laboratorio in questo senso, e abbiamo immaginato un centro Informa Giovani itinerante. Quindi anche le delegazioni di Paganica e di Sassa avranno la possibilità, faremo un calendario, avranno la possibilità proprio come un centro di prossimità di incontrare i giovani che sono sui territori delle frazioni.